dodici, la liturgia di presente di Gesù, come il figlio di grano, che caduto in terra, con la sua passione e morte, ha portato molto frutto con la sua risurrezione. Partecipando con fede all'Eucaristia, chiediamo a Dio di sapere la parola di Gesù, che ha significato la vita per noi. Il suo esempio impariamo ad adorare la nostra esistenza degli altri. In questo modo faremo esperienza di Dio ed anche la nostra vita lo giungiamo con tutto. Dona a noi che nelle prove della vita partecipiamo alla sua passione
la fecondità del seme che muore, per essere un giorno accolti come messa in buona nella tua casa. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e che regna con te, nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Divenne la casa di San Pietro,
per tutti coloro che mi obbediscono. Parola di Dio. Con gli occhi di un uomo.
Il dramma che la domenica prossima in voi avremo a vivere e insieme è tale del male. È un mistero che non deve farci paura, ma dentro il quale noi dobbiamo entrare. Dobbiamo entrare con la confidenza di un bambino. E allora cosa noi andremo a vedere? Si tratta di vedere, perché questa è la domanda che i nemici fanno ai discepoli di Gesù. Vedere, entrare in relazione, conoscere, credere. Vuole una compiere di questi passi questi uomini. Gesù però gli dà loro che il luogo dove conosceranno la mente, lui sarà la croce. E allora, vedete, ritorniamo a quel filmato che non c'è più da parte. Nel crocifisso noi conosciamo l'amore del Padre e niente di più. Ecco perché non dobbiamo avere paura. Ecco perché per il crocifisso per noi rappresenta la vita. E allora, per questo è vero. Noi vogliamo vedere Gesù. Vogliamo però avere il coraggio di farci verificare lo sguardo dalla passione e morte del Signore. Ciò che si svela davanti di noi, si svelerà da domenica in poi, e la passione del Signore, e il patire del Signore per noi. E allora, la croce, il mistero della croce, dice come una cosa che Dio muore per l'uomo, Dio agisce per l'uomo. La croce è la manifestazione dell'amore di Dio per l'uomo. E in più, la croce è la manifestazione non solamente di Dio, ma è la chiamata per ogni uomo a diventare come quell'amore. Difatti, il testo evangelico dice: se uno non vuole sentire di sé, dove sono io, là sarà il mio servitore. Ecco, anche noi dobbiamo salire e arrivare con la croce. Ma in più, il mistero della croce ci dice anche una missione. Allora, la croce racchiude in sé questi tre significati che Marcellino capisce e verso il quale il proprio si muove con una naturalezza. E anche noi dobbiamo fare così. Nella croce guardiamo la tenerezza che Dio propone. E noi dobbiamo sorprenderci, come ci sorprendiamo davanti a qualsiasi atto di amore, di amicizia, di benevolenza. Così dobbiamo sentirci davanti alla croce. Ma non basta solamente accorgersi che il modo andare di Dio è il patire, il soffrire, il donarsi. Occorre anche comunicare questa passione. Ecco perché la croce diventa anche ed è la chiamata a partecipare come servitori, come discepoli dello stesso patire di Dio. Nelle nostre esperienze quotidiane, quando noi scegliamo l'amore, è come se completiamo i patimenti di Cristo. E poi la missione della discepolo è quella di essere per gli altri il segno della croce. Ed è bello veramente prepararsi da questi sentimenti alla Settimana Santa, riconoscendo nel segno della croce la rivelazione dell'amore totale di Dio, la chiamata a partecipare alla stessa misura d'amore e la missione ad amare come Dio ha amato. E qual è l'amore, la misura dell'amore di Dio? E poi la crocifisso di Gesù nel simbolo del grano, del piccolo di grano, che da tutto il piano produce molto frutto se muore a se stesso.
credo in un solo Dio. Amen. Oh.
Pregate per le sorelle perché il mio e il nostro sacrificio sia rivelato a Dio, Padre e Signore. Dio onnipotente, esaudisci la nostra preghiera e dona ai tuoi fedeli che hai illuminato con gli insegnamenti della fede cristiana di essere purificati dalla forza di questo sacrificio. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto con i nostri cuori. Salve, Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E possa salvare. Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, con il digiuno presimale, è veramente il nostro nome giusto, il nostro dovere fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per la passione sacrificata del tuo Figlio, l'intero universo ha riconosciuto il senso della tua gloria. Nella potenza ineffabile della croce spende il giudizio sul mondo e il potere legale di questo crocifisso. E noi, o Signore, uniti agli angeli e a tutti i santi, eleviamo a te un inno di lode ed esultanti cantiamo. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo di rese grazie per la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione di peccati. Fate questo in memoria di me. Amen.
celebriamo il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della tua venuta, della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie per questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci uniamo nel cuore del santo del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne anche nella vita, perché possiamo ottenere delle promesse insieme con i tuoi eredi, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Vincenzo, Santa Marina e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e noi la tua Chiesa peregrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo, Vito, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia, che hai convocato la tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte, e ci avessi partecipi della sua vita immortale. Ti congiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio non ha morto ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre, potente, l'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, possiamo dire, Padre nostro, che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Darci oggi il nostro pane quotidiano, e rimettiamo i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma riceverci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia diremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli, ti lascio la pace e io la mia pace. Non guardare questi peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donare l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che intervieni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con voi.
Dio onnipotente, fa che rimaniamo sempre membri fedeli di Cristo, noi che comunichiamo il suo corpo e il suo sangue, egli vive bene nei secoli dei secoli. Amen. Come visto nella settimana, come sempre giovedì, dopo la messa che prende l'adorazione eucaristica, e così anche venerdì l'abbiamo deciso con la Santa Messa. La domenica prossima inizierà la settimana santa. Sabato 27, la messa sarà alle ore 18, mentre gli orari delle messe dominicali saranno i seguenti: alle 8.30 la confraternita, poi alle 10.30 in chiesa madre e la sera alle 19, perché come sapete bene nella notte tra sabato e domenica cambierà l'orario, quindi domenica prossima questa messa sarà alle ore 19. A tutte quante le messe delle palme potete portare le vostre palme e poi all'interno della generazione eucaristica saranno benedette
Ringrazio Michele Ferilli che tramite la sua emittente Radio del Cavo Web TV ci ha permesso anche di essere visibili non solo ai vigianesi che sono a casa ma anche altrove. Felici di aver fatto parte di questo itinerario quaresimale delle parrocchie del Capo di Reno. Il Signore sia con voi. Benedica il potente Padre, il Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate.